Bravissima Pilar! Super! Io e Pilar abbiamo passato la mattinata a fare ricerca olfattiva, un'attività ludico-sportiva che stimola l'utilizzo del fiuto da parte del cane attraverso l'utilizzo di oggetti o di lavori in pista. Un'attività quasi unica nel suo genere perché per una volta tanto non è il cane che deve aspettare istruzioni da parte del proprietario, ma è il proprietario che deve lasciarsi guidare dal suo cane. Per questo è un ottimo strumento non solo per renderlo felice, ma anche per accrescere la nostra relazione con lui ed entrare un po' di più nel suo mondo. Del resto, se per l'uomo il mondo è fatto più che altro di immagini, per il cane è fatto più che altro da odori, grazie ad un naso con una capacità olfattiva 100.000 volte superiore alla nostra, un vero e proprio superpotere. In questo video quindi siamo andati da Francesco Libero, educatore cinofilo, che ci ha svelato tutti i benefici di questa attività che, spoiler, sono davvero straordinari, e ci ha anche dato delle istruzioni per replicare delle piccole ricerche anche a casa. Siamo pronti, speravamo in un tempo migliore, ma poco importa, appuntamento al campo alle 11. Puntuali arriviamo al campo, baci, abbracci, saluti, e intanto Pilar perlustra ogni centimetro perché ancora non ha ben capito dove siamo finiti. Prima di metterci al lavoro scattano gli immancabili convenevoli, anche perché quello che non vi ho detto è che io e Francesco ci conosciamo da anni. Lui è stato il mio tutor durante il mio primissimo corso per diventare educatrice cinofila. Rivedersi quindi è sempre un gran piacere, ma ne approfitto subito per farvi qualche domanda su ciò che ci aspetta. Quindi, cosa stiamo per fare oggi esattamente? Oggi con Pilar vedremo alcune delle attività di ricerca olfattiva che si possono fare insieme al nostro cane. Saranno alcuni esempi di attività che possono essere svolti anche a casa, non solo all'esterno. E questo è uno dei principali pregi delle attività di ricerca, ovvero il fatto che possono appunto essere svolte sia a casa sia all'esterno, in contesti naturali piuttosto che in contesto urbano, e quindi è molto duttile come attività. È uno dei motivi per cui mi piace tanto e tendo a proporla in tutti i percorsi educativi che faccio. Perfetto, quindi insomma per chi ci segue poi avrà modo proprio di replicarlo anche in autonomia, giusto? Sì. Benissimo. Senti, ma perché un proprietario dovrebbe fare questo genere di attività col proprio cane? Allora, intanto perché le attività di ricerca sono il modo, secondo me, più naturale ed efficace per poter mettere il nostro cane nella condizione di esprimere le sue motivazioni e vocazioni. Poi anche perché per il cane usare l'olfatto è un'attività naturale, quindi non dobbiamo insegnargli niente. Dobbiamo solo imparare a osservare il nostro cane e a capire come metterlo nella condizione migliore per esprimere quella che è una sua dote naturale. Quindi può essere anche, insomma, un canale prediletto per riuscire a conoscere ancora meglio, no, il nostro compagno esatto, a quattro zampe. Esatto, questo è uno dei motivi per cui nelle mie lezioni, nei percorsi educativi, spesso faccio giochi, attività di ricerca olfattiva di varie tipologie. Quindi, oltre a essere uno strumento per conoscere sempre di più il cane, anche a livello di valutazione comportamentale, è anche un modo per rafforzare la relazione del proprietario con il suo cane. Senti, ma possono essere un genere di attività che può fare proprio qualsiasi cane, visto che dicevi che è una dote innata, no, del cane, un superpotere del cane, sì. Oppure ci sono particolari controindicazioni, non so, in termini di età, ci sono delle razze più portate rispetto ad altre? Allora, qualsiasi cane può svolgere questo tipo di attività. Ovviamente l'attività dovrà essere calibrata sulle caratteristiche fisiche e anche caratteriali del cane, però si può tranquillamente svolgere con qualsiasi cane, ovviamente, appunto, come dicevo prima, tenendo conto delle caratteristiche individuali, sia fisiche che caratteriali, di ogni cane con cui lo facciamo. Perfetto, e quindi per Pilar, date le sue caratteristiche, cosa hai pensato oggi? Allora, per Pilar, che comunque è una cocker, quindi un cane da caccia, che già di suo ha una predisposizione naturale molto spiccata ad utilizzare l'olfatto, proporremo delle attività però più che altro mirate anche ad allenare la parte, diciamo, più del ragionamento di Pilar, perché essendo un cane già un pochino avanti di età, possiamo proporle questa attività proprio per metterla nella condizione di usare la testa e non solo l'olfatto, che per lei è una cosa già molto facile,
però gliela complichiamo un pochino di più per farla ragionare. Bene, mi piace, okay. Quindi ci mettiamo all'opera. Ora richiamiamo Pilar, l'agganciamo al guinzaglio e poi nel frattempo che Pilar è agganciata al guinzaglio io mi allontanerò con qualche premietto e lo andrò a nascondere sotto alcuni dei birilli gialli che vedi là davanti. Ok. Dopo che avrò posizionato i bocconi, tornerò da te e nel momento in cui sarò, solo nel momento in cui sarò ritornato vicino a te, potrai dare il segnale di cerca a Pilar. Ok. Il segnale di cerca dovrai darlo indicando con la mano e con il corpo nella direzione dei birilli. Ok. Poi una volta che Pilar sarà partita per andare verso i birilli, la seguirai tenendo il guinzaglio molle. Ok. Okay, non devi trattenerla. Quindi prima di allontanarmi dovrò creare un pochino di interesse e di motivazione a venire a cercare quello che io sto nascondendo. Ok. Ok, puoi darle il segnale di cerca. Pronta? Cerca! In questo caso Pilar non solo dovrà usare il naso per andare a cercare il birillo giusto dove sotto c'è il bocconcino, ma dovrà anche fare in modo di trovare una modalità per ribaltare il cono. Puoi aiutarla un pochino inclinando il birillo. Ok. Cerca, cerca. Ok, dille brava. Brava! Bravissima! Bravissima! Le ridò il cerca? No, aspetta che ritorni da sola a cercare. Mm-hmm. Ok, aiutala ancora un pochino. Brava! In questo caso la stiamo aiutando perché hai visto quando è arrivata davanti al primo birillo, al primo cono, che ha annusato, ha capito che lì sotto c'era il cibo ovviamente, ma non aveva ancora quella spinta a trovare il modo per rovesciare il cono. Certo. E quindi l'abbiamo aiutata un pochino. Perché l'abbiamo aiutata? Per evitare che perdesse la sua motivazione a fare quello che stava facendo. Ok, aiutala ancora. Una volta trovato quel boccone, bravissima, le dici brava, le dici finito, bravissima, e ritorniamo al punto di partenza. Bravissima. Pilar? Finito! Vieni! Vieni! Sì, amore! Vieni, vieni, vieni! Mamma, che fatica, Pilar! Sì. Mamma mia! Nell'ultimo poi mi guardava proprio, me lo alzi? Sì. Allora, questo succede perché, come dicevo prima, l'attività di ricerca non è solo un modo per far utilizzare il naso al cane, ma è anche un modo per farlo ragionare. Okay? Questo è uno dei motivi per cui le attività di ricerca stancano moltissimo i cani, okay? Più delle attività di movimento, tipo correre dietro alle palline, giocare al frisbee, ok? Perché richiede quindi molta concentrazione. Perché richiede molta concentrazione. Non è un'attività esplosiva, ok? Se non magari nelle partenze con i cani da ricerca del disperso, che partono con una motivazione altissima. Però in questo caso, anche considerando l'età di Pilar, la sua partenza... Che ha 12 anni, ricordiamolo. Non è una partenza esplosiva e sprint, ma comunque diciamo che... si è lasciata coinvolgere dall'attività, ok?
il fatto di dover rovesciare il cono per trovare quello che c'era dentro le richiedeva uno sforzo un pochino troppo elevato in questo momento, anche perché è la prima volta che lo fa, e l'abbiamo aiutata un po', proprio per non farle perdere la motivazione a proseguire quel lavoro e quell'attività che stava facendo. Nelle ripetizioni successive potremmo lasciare a Pilar una maggiore autonomia nel provare a rovesciare da sola il birillo e a trovare il boccone che c'è dentro. Ok. Quindi in questo caso, oltre a una piccola ricerca olfattiva, c'è anche un lavoro, diciamo, di problem solving, quindi di risoluzione di un problema. Ok, nuovo giro, nuova corsa. Ok, secondo round. Ok. Proviamo a vedere questa volta se Pilar riesce ad avere una motivazione un pochino più alta a risolvere autonomamente il problema del cono. Okay? Ok, quindi dovrà rovesciarlo da sola. Vediamo se ci riusciamo. Ok, okay, perfetto. Pronta? Questa volta terrai Pilar accanto a te, come adesso, e le darai il segnale, come hai fatto prima, indicando con la mano e con il corpo la direzione dei coni. Dopodiché la seguirai, esattamente come hai fatto prima. Ok. Ok. Pilar! Ok, quando vuoi le dai il segnale. Pilar, pronta? Cerca! Se vedi che fa fatica a buttarli giù, l'aiuti ancora. Ok. Magari l'aiuti un po' di meno e lascia che spinga con la testa o con la zampa. Dov'è? Dov'è? Ok. Dov'è? Dov'è? Guarda qua. Ok, brava. Adesso lasciaglielo buttare giù da sola. Brava. Bravissima. Aiutala ancora un po'. Bravissima! Brava! Brava! Bravissima! Bravissima Pilar! Super! Ok, quando ha finito di raccogliere i pezzettini, le dici finito e ti allontani. Assicurati che abbia effettivamente finito di cercare. Finito! Brava. Andiamo! Allora, come abbiamo potuto vedere in questo secondo step, Pilar ha avuto ancora qualche piccola difficoltà nel riuscire a svolgere completamente da sola il lavoro, tra virgolette, però un pochino col tuo aiuto e un po' da sola, alla fine è riuscita a risolverlo in autonomia. Ed è stato bello il fatto che proprio all'ultimo cono sia riuscita a risolvere autonomamente quello che stava facendo e a raggiungere il suo obiettivo, perché è fondamentale in qualsiasi attività che facciamo insieme al nostro cane che il cane possa concludere con un successo. Ok. Altra cosa importante, questo vale non solo per le attività di ricerca, ma in qualsiasi attività che stiamo facendo col nostro cane, è che l'attività si concluda non solo con un successo, ma soprattutto quando il cane ha ancora una grande motivazione a proseguire a fare quell'attività. Okay? Perché se noi avessimo concluso quando Pilar aveva perso un pochino di motivazione, di concentrazione, le avremmo lasciato quel tipo di esperienza. Okay? Di sensazione, invece, proprio. Sì,
invece l'abbiamo guidata a risolvere e concludere in maniera positiva e con successo. Se dovessimo riproporle nuovamente questo tipo di gioco, sicuramente partirebbe con una voglia maggiore, ancora maggiore della seconda. Certo, certo. E comunque dicevi all'inizio che questo genere di attività può essere replicato anche a casa, magari sostituendo sì, i conetti con... Sì, ovviamente non tutti hanno i coni a casa, però si può fare tranquillamente con delle scatole, dei contenitori di carta, di plastica, quello che avete a casa, quello che trovate in casa può essere tranquillamente utilizzato per fare un piccolo gioco di ricerca come questo. Perfetto. Nuova attività olfattiva, nuovo genere di attività olfattiva adesso, sì, giusto? Ok. Ora, coinvolgeremo Pilar in una nuova attività di ricerca che sarà basata sul seguire una sorta di traccia lasciata da questo astuccio peloso con all'interno del cibo, ok, che trascinerò dietro di me mentre cammino, ok? Quindi farò proprio una sorta di binario olfattivo lasciando scorrere l'oggetto, in questo caso l'astuccio, dietro ai miei piedi intanto che cammino. Poi, arrivato alla distanza prestabilita, okay, in questo caso sarà una ricerca piuttosto breve, lascerò l'astuccio a terra e dopodiché, dopo aver lasciato l'astuccio, farò una curva molto larga per ritornare al punto di partenza dove ci siete tu e Pilar. Una volta ritornato da te, darai a Pilar il segnale di cerca. Questa volta, al contrario del segnale che abbiamo usato prima, dovrai dare il segnale di partenza di cerca in basso, appena davanti al naso di Pilar, ah, okay, da dove inizia la traccia olfattiva. Ah, okay. Okay. Dopodiché la seguirai col guinzaglio, lasciandole la possibilità di annusare a terra di seguire la traccia, e sarà importante proprio il tuo modo di seguire Pilar, perché questo la condizionerà nella ricerca. Come dovrà essere nello specifico? Allora, nello specifico dovrà essere la tua posizione sempre dietro al sedere di Pilar, ok? A circa un metro di distanza da Pilar, e le lascerai la possibilità di annusare, di muoversi, facendo diciamo muovere il naso e il corpo anche all'esterno della pista, ma dovrai in autonomia riportare il naso sulla traccia olfattiva che io ho lasciato. Quindi, okay, diciamo che io mi dovrò fondamentalmente lasciar guidare da lei. Dovrai lasciarti guidare da lei. Condizionarla. Okay. L'unica cosa che dovrai fare è non lasciarle tutta la lunghezza del guinzaglio, perché sennò è probabile che vada un po' di qua, un po' di là. Però lo deve fare il più naturalmente possibile. Quindi non dovrai trattenerla al guinzaglio. Ok. Okay? Ok, come prima, okay. Pronta? Il segnale di cerca. Pronta, Pilar? Anche a te. Pronta. Cerca. Ok, tieni il guinzaglio un po' più corto. Cerca. Se Pilar si ferma, ti fermi anche tu. Quando riparte, riparti anche tu. Quando arriva all'astuccio le dici bravissima, vai lì vicino a lei, glielo apri senza tirarlo via. Bravissima. E la premi con qualche pezzettino. Bravissima. Ecco, 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 ecco. Wow. Bravissima. Te li mangi tutti giustamente. Brava. Bravissima. Trovato. Okay.
questo punto decidiamo di terminare le attività, anche perché Pilar ha bisogno di una bella pausa. Del resto, come ci ha ben spiegato anche Francesco, per quanto l'attività di naso sia un talento innato nei cani, costa loro energia e concentrazione, e se da un lato li appaga molto, dall'altro li impegna e li stanca, come ogni superpotere. Io quindi ne approfitto per fare qualche altra domanda a Francesco. Senti, è davvero da tanto tempo che non ti venivo a trovare proprio sul campo, no? Tant'è che l'ultima volta che ci siamo visti manco c'era tutto questo splendido posto. Esatto, esatto. Del resto, da quanto tempo è che tu svolgi questo tipo di attività? Ormai sono quasi 15 anni. Prima ho iniziato come volontario nei canili e poi dopo sono diventato educatore cinofilo. Ammazza, tanto tanto tempo e tanta tanta esperienza, quindi. Abbastanza. Senti, oltre all'attività olfattiva che abbiamo visto oggi insieme, quali sono gli altri servizi che offri? Cioè, un proprietario ti può contattare per? Io principalmente mi occupo di educazione, quindi di percorsi educativi. Per cani di qualsiasi età, quindi partendo dai cuccioli di 2 mesi fino a cani anziani. Ovviamente ogni percorso educativo deve essere costruito su misura per ogni cane. Questa è una cosa fondamentale. Quindi chi mi contatterà e chi avrà modo di lavorare insieme a me si renderà conto come primissima cosa che ogni lezione, ogni attività proposta è proprio calibrata sul cane. Okay? Quindi non esistono attività collettive, attività di gruppo dove si fa tutti la stessa cosa. Questo per me è un punto fondamentale nell'educazione del cane, che sia proprio costruito partendo da una valutazione attenta del cane e dal fatto che poi tutto il percorso sia costruito per quel cane, per quella famiglia. Ok, quindi di fondo una persona ti contatta se ha una problematica proprio col cane? Non necessariamente, anzi la mia speranza è che sempre più proprietari possano rivolgersi a un educatore cinofilo ancora prima di iniziare a vivere con un cane. Quindi per esempio un altro servizio che svolgo frequentemente è la consulenza pre-adozione per quanto riguarda per esempio cani che arrivano da canili ed associazioni oppure anche di famiglie che mi contattano prima di prendere un cane da un allevamento. Per sapere proprio come poi instaurare al meglio. In questo caso svolgo anche delle consulenze online proprio per dare le primissime informazioni generali sull'accoglienza di un nuovo cane a casa. Ok, ok, quindi diciamo che giustamente la maggior parte dei servizi si svolge sul campo perché c'è la necessità di un'interazione, però c'è una parte anche che si può svolgere a distanza tramite consulenze online. E poi ovviamente la parte prevalentemente utile è quella pratica, quindi proprio diretta dell'educatore insieme alla famiglia, al cane ovviamente. Le attività possono svolgersi sia qua al centro cinofilo, sia a domicilio, sia all'esterno, quindi in contesti urbani, contesti naturali, sempre in funzione di quello che è il lavoro che andrà fatto con quel cane. Ok, e quindi se una persona volesse contattarti come fa? Allora, intanto il mio centro cinofilo si trova a Brignano Gerradadda, che è in provincia di Bergamo. I miei riferimenti sono più che altro il sito internet e la pagina Facebook e il mio numero di telefono. Certo, tra l'altro troverete tutti i link per contattare Francesco nella descrizione di questo video. Quindi se abitate qui nella zona potete assolutamente contattare Francesco per incontrarlo di persona. Se invece siete più distanti troverete appunto tutti i contatti per una consulenza online a distanza. Beh, Fra, grazie mille di tutto. Grazie a voi. Che dire. Andiamo, abbiamo finito? Ciao. Lei è andata. Grazie, andata. Vieni qua a salutare. Ciao Pilar. Ciao. Ciao sì. Vecchietta. A questo punto è arrivato il momento di congedarsi. Anche se già conoscevo la ricerca olfattiva, questa giornata con Francesco è stata così intensa che è stato come rivivere per la prima volta questo genere di esperienza. E soprattutto grazie a lui ho potuto condividere un momento davvero unico con Pilar. Del resto, come dice Nicholas Dodman, i cani sono i migliori amici dell'uomo, il minimo che possiamo fare è capirli un po' meglio. E il mondo degli odori, che è il loro prediletto, di certo ci può permettere di farlo.
Per questo consiglio anche a voi di vivere un'esperienza come questa. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ci vediamo al prossimo video!